Ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Davide Vito e oggi andiamo a fare un video particolare perché è la prima volta che tratto il genere reaction. Come avrete letto dal titolo, andremo a visionare per la prima volta il video del sequel del gioco Ombra di Mordor, ovvero il trailer del gioco L'Ombra della Guerra. Preannuncio subito che non è un videogioco, non è una serie che conosco molto bene, quindi potrò starmi zitto tutti i 3 minuti del video, così come potrei parlare troppo. Adesso andiamo a visionarlo per la prima volta. Me l'ha inviato un mio amico Michele, che mi ha consigliato di fare questo video, lo ringrazio, e andiamo quindi, non mi perdo in chiacchiere, a vedere il trailer. Allora, eccoci qui. La guerra di mezzo. YouTube. E un secondo, ci mettiamo anche le cuffie perché le avevo staccate prima. E andiamo a vedere. Anzi, sì, no, mettiamoci le cuffie. Ok, vediamo. Stanno al massimo, sì. Mettiamo schermo intero. Il mondo degli umani sta finendo. Mazza. Tra le fiamme del Monte Fato, un ramingo e uno spettro, uniti nella morte, hanno forgiato l'unica cosa che può mettere in difficoltà Sauron: un anello del potere. Bello. Ma il potere può accecare chi lo brama. L'anello. Celebrimbor! Il grande ingannatore è tornato nella terra di mezzo per ricostruire le sue armate. Porca miseria, che figo, ragazzi. E dominare su tutto. No. La corruzione. Lo scenario è bellissimo, no? I personaggi è l'unica cosa che... che non conosco. Mamma mia. La guerra di Mordor ha inizio. Sono di brividi. Ecco, in queste inquadrature si inizia a vedere che si tratta di un gioco, appunto. Perché prima mi sembrava più un film che il trailer di un gioco. Adesso... Però se il gioco ha veramente questa grafica, complimenti. Sto venendo a prenderti. Marzo 2017, praticamente 2 giorni fa, è uscito ufficialmente, quindi su YouTube sicuramente si potranno vedere i primi gameplay, non so se anche italiani. Ragazzi, che dire, io non ho mai seguito la serie, quindi L'Ombra di Mordor, che è quella tra il gioco precedente a questo. Non so di cosa tratta. So il genere, ovviamente, guardando anche questo video ho un po' localizzato meglio. Ragazzi, che dire, io ho osservato molto lo scenario, personaggi, colonne sonore, la musica è molto bella, mi sono immerso molto. C'è da dire ovviamente che i trailer possono ingannare. Perché realizzare un trailer di 3 minuti, in questo caso 2 minuti e 25 secondi, che racchiuda tutto il gioco, non è facile. Quindi è ovvio che le case editrici, che il produttore del gioco punti al meglio in quei 2 minuti di trailer che ha a disposizione. Però spesso si va a finire anche nell'irreale, cioè il trailer poi non va a corrispondere nel gioco. E questo non è molto positivo.
La grafica, come abbiamo visto nel primo minuto, che io poi sono molto fissato su queste cose, grafica, scenario, li ho guardati proprio alla grande. Appunto, lo scenario, che dire sui scenari? Mi è piaciuta tantissimo questa parte. Questa parte, belli i primi secondi in cui l'anello viene cercato, penso, di distruggere dal Signore. E bello questo paesaggio in fondo che mi ha colpito molto. Dopo ci siamo un po' persi perché forse è iniziata la vera storia, che io non conosco i personaggi e non conoscendoli mi sono un attimino perso. Ho detto: ma chi sono questi? Sono usciti dei draghi, qui c'è un po' di confusione. Ecco, in questa sequenza si è visto che si tratta di un gioco. Questo mi ricorda molto la schermata di un gioco platform, stile, non lo so, Assassin's Creed o qualcosa del genere. Ecco, soprattutto questa schermata, un po' la gestione delle truppe, dei personaggi. Queste sono il tipico trailer, no? Le tipiche immagini da trailer di un videogioco simile a questo. Che dire, mi sono venuti i brividi ad un certo punto perché c'è stata un'inquadratura che ha tolto il fiato insieme alla musica ed è stata veramente una combo eccezionale a cui io cado perché mi immedesimo molto nei video che vedo, nelle cose che vedo. Forse mi sto un po' dilungando troppo, però questa è la mia reazione al trailer di annuncio dell'Ombra della Guerra. Che devo dire, è un bel trailer, vediamo. Aspetto il gameplay, ecco. Per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo. Quindi ciao.